Ciao e bentornato. È da un bel po' di tempo che non faccio un video su Linux. Ultimamente ho iniziato a seguire tanti argomenti diversi, ho fatto una lunga serie sul web development, sto facendo in questo momento una lunga serie sulla computer grafica con Blender e tuttavia sto continuando a seguire tutti i commenti, il feedback che mi arrivano sui video che ho fatto su Linux e vedo che ogni tanto arriva anche qualche richiesta. Quindi ho cercato di raccogliere un po', diciamo, le domande che si raggruppano maggiormente sugli stessi temi e quindi periodicamente vorrei continuare a produrre dei contenuti per Linux che vanno magari a rispondere alle domande più frequenti. Una delle domande più frequenti che mi è arrivata è sull'utilizzo del comando mount o genericamente sull'impostazione del file fstab e la gestione quindi del montaggio delle cartelle. Per questo motivo penso che possa essere interessante un piccolo video di approfondimento sul comando mount e sull'fstab. Per fare un po' di esempi e per, come dire, sviscerare meglio l'argomento, utilizzerò una macchina virtuale, questo perché mi verrebbe un po' difficile lavorare sul sistema su cui sto registrando direttamente, anche perché faremo degli esperimenti coinvolgendo anche ulteriori dischi o partizioni, adesso vediamo. Utilizzerò una macchina come sempre Debian, una Debian Buster in questo caso, e vi faccio vedere anche i passaggi preparatori, potevo saltarli, ma io credo che se volete fare degli esperimenti e non volete farli direttamente anche voi sul vostro sistema operativo, la cosa migliore sia utilizzare una macchina virtuale, così potete pasticciare in totale serenità senza rischio di compromettere il vostro PC. Per questo motivo vi faccio vedere tutti i passaggi anche per predisporre la macchina virtuale al test, agli esperimenti. Non andremo a fondo di cos'è una macchina virtuale, come si crea una macchina virtuale, come si configura la macchina virtuale con VirtualBox. Tutti questi temi li abbiamo già trattati ampiamente in più video precedenti, ai quali faccio riferimento. Se mi ricordo, metterò una scheda da cliccare o metterò i link in descrizione o a fine video. Bene. Procediamo subito. Allora, intanto ho bisogno di un paio di dischi virtuali da agganciare alla mia macchina virtuale per fare poi gli esperimenti. Perché? Quello che voglio andare a fare oggi è fare un piccolo recap di come funziona il mount comando e di come funziona l'fstab come file. Dopodiché vedremo come fare degli esempi applicativi pratici di configurazioni, diciamo, un po' più in là della configurazione base. Quindi vedremo come montare, ad esempio, la cartella home su una partizione o un disco separato e capiremo anche perché uno dovrebbe farlo. E ancora vedremo come montare cartelle su cartelle e anche qui capiremo appena ci arriviamo, perché uno dovrebbe fare una cosa del genere. Va bene, cominciamo con il creare i dischi di supporto che mi serviranno per gli esperimenti. Quindi andiamo in File di VirtualBox, andiamo in Gestore dei supporti virtuali. Nel gestore dei supporti virtuali dobbiamo andare a creare dei dischi che mi serviranno allo scopo. Io ne ho già uno che ho chiamato Home che mi tornerà utile, ma per farvi vedere tutta la procedura vi faccio vedere comunque come crearne anche un altro. Qui in alto c'è il bottone Crea, Crea. VirtualBox Disk Image, avanti, allocato dinamicamente, successivo. Qui gli si dà la dimensione massima di espansione raggiungibile, ok? Quindi diciamo per la prova che devo fare io va bene anche un 40 giga, poi dovete farlo in base al vostro spazio disco, quello che è. Comunque tenete presente che questa è la dimensione massima che il disco potrebbe raggiungere. Dato che un disco allocato dinamicamente viene in realtà occupata dal disco virtuale sul vostro sistema ospitante, viene occupato solo lo spazio necessario, che crescerà man mano che ci mettete dentro roba fino a massimo quello che indicate qua. Io metterò 40 giga. E qui c'è il percorso dove andare a creare questo file di disco virtuale. Se non volete crearlo qui, cliccate sulla cartellina, scegliete un altro percorso o dategli un altro nome. Io in questo caso lo chiamerò dati per comodità, dati.vdi. Crea. Ok, adesso ho un disco dati.vdi e un disco home.vdi. Replicate la stessa situazione e poi capiremo, vediamo adesso come utilizzarlo. Comunque, create un altro disco se non ce l'avete home e uno dati.
Chiudiamo, andiamo nella nostra macchina virtuale, andiamo in impostazioni, andiamo in archiviazione. In archiviazione cliccate su controller SATA. All'occorrenza io vi direi, se la vostra macchina virtuale performa bene, non toccate nulla, va bene così. Se vedete che l'accesso ai dischi è molto lento, attivate USA Cache I/O dell'host, che aumenta notevolmente la velocità di lettura e scrittura sul dispositivo virtuale. Ok, abbiamo il nostro disco fisso, già quello di default, che si chiama Debian Buster. Clicchiamo su controller SATA, qui di fianco c'è due iconcine col più, una per aggiungere dei dischi tipo CD-ROM, DVD, quello che è, e l'altra, come vedete, ha la forma di un hard disk per aggiungere appunto dei dischi fissi. Clicchiamo su questa, gli diciamo di aggiungere, andiamo a selezionare, vedete io qua ho già attaccati ad altre macchine o non attaccati. Io tra i non attaccati vado a selezionare home e gli dico aggiungi. Ops, annulla, ho sbagliato. Dico home e gli dico scegli non aggiungi. Aggiungi serve ad aggiungere un disco virtuale all'elenco. Scusate la confusione. Allora, not attacked, home, scegli. Ed ecco che è comparso il mio disco home sotto controller SATA. Rifacciamo controller SATA, più, e andiamo a scegliere anche il disco dati. Dati, scegli. Ecco qua, adesso abbiamo una macchina virtuale con ben tre dischi attaccati: Debian, Home e Dati. Ovviamente io ho già installato il sistema operativo sulla mia macchina virtuale, un sistema Debian base standard con, mi sembra, XFCE come desktop grafico. In questo momento i due dischi sono attaccati alla macchina virtuale, ma non sono in nessun modo gestiti dal sistema operativo, che invece è tutto installato sul suo disco principale. Andiamo a avviare la macchina virtuale. Quindi ok e avvia. Alla fine del boot vi ritroverete sulla schermata di login della vostra macchina virtuale. In realtà noi non avremo nessuna necessità di andare all'interno dell'ambiente grafico, perché queste operazioni sistemistiche possono essere completate tranquillamente da terminale di comando. In ogni caso vi faccio vedere entrambe le situazioni, ma ripeto, è la stessa identica cosa, potete farla sia da dentro il desktop environment che da fuori. Io in genere, quando lavoro a livello di sistema, soprattutto cambiando cartelle di sistema come la home o cose del genere, preferisco lavorare fuori dal desktop environment, che è un po' più snello. Come si fa ad andare nel terminale della macchina virtuale senza entrare nel desktop environment? Le macchine virtuali hanno un tasto di chiamato Escape, che in genere è scritto qua in basso a destra, infatti è Control destro, vuol dire il tasto Control a destra della tastiera. Premendo questo tasto si possono imporre alla macchina virtuale dei comandi, delle shortcut che altrimenti verrebbero intercettate dal sistema ospitante e utilizzate dal sistema ospitante. Infatti, se io dovessi andare a cliccare sul mio sistema Control F1, mi sposterei nel terminale 1 del mio sistema installato, ma lo farei su quello del sistema ospitante, per poter far sì che Control F1 non venga intercettato dal sistema ospitante, ma venga mandato alla macchina virtuale. Dobbiamo usare il Control destro, che appunto è filtrato in maniera speciale da VirtualBox. Quindi, con la macchina virtuale attiva, pronta all'uso, Control destro F1, ed ecco qua che ci si apre il terminale in cui possiamo andare direttamente a fare il login. Vediamo se me lo fa fare direttamente come root, perché non ricordo come avevo impostato questa macchina virtuale, un po' che non la uso. Quindi root, adesso devo andare a ricordarmi la password, che sicuramente ho sbagliato. Allora, ok, quindi io sono entrato direttamente come root, come super user, come amministratore, perché ovviamente se dobbiamo andare a lavorare con dei file di sistema come l'fstab o a lanciare dei comandi che sono appannaggio esclusivo del super user, l'unico modo è entrare come root. Certo, esiste la possibilità di farlo come utente con sudo, ma se avete seguito i miei video precedenti sapete che non sono un affezionato del comando sudo, lo uso solo
quando serve, dove serve. In genere preferisco tenere ben distinti i ruoli di utente e amministratore, e l'amministratore fa le cose da amministratore. Quindi in questo momento siamo amministratori, stiamo cercando di gestire il nostro sistema, ci loghiamo come root. Fatto questo, andiamo a capire innanzitutto cos'è il file fstab. L'abbiamo già visto in maniera piuttosto superficiale nella serie di video su Linux. Andiamo a vederlo un po' meglio. Il file fstab sta nella cartella etc. Facciamo cat slash etc fstab, invio. Quello che vedete stampato a video è il contenuto di questo file. È un file che viene generato automaticamente dal sistema in fase di installazione. La cosa utile è che ci sono anche dei suggerimenti interessanti per andare a dire insomma come sfruttarlo al meglio. C'è scritto, infatti, lo capirete poi leggendo le righe sotto, c'è scritto di usare il comando block id per andare a stampare il codice univoco identificativo delle risorse disponibili per l'inserimento in questo file. Capiamo poi che come si legge questo file. Vedete, tra i simboli maggiore e minore ci sono dei tag, dei nomi scritti, delle parole. Queste parole chiave rappresentano, adesso è un po' sformattato da vedere, ma rappresentano le colonne in cui viene organizzato l'fstab. Vuol dire che al primo posto avremo il file system, al secondo posto il mount point, al terzo posto il type, al quarto le option, al quinto il dump, e al sesto posto il pass. Ora mi fermo un attimo qui per andare avanti con la spiegazione, perché purtroppo quando si lavora in terminale qua fuori dall'ambiente grafico il mouse non esiste, non c'è, non funziona, quindi non posso selezionare per dire per esempio le parole per focalizzare l'attenzione del video magari su un certo elemento del file, e questo non mi è comodo per spiegarvi la cosa. Quindi vi ho fatto vedere come accedere al terminale fuori dal desktop environment e come arrivare al file. Adesso replichiamo la stessa identica cosa da dentro il desktop environment, questo per fare in modo che almeno per il resto, per il proseguo del video, io possa andare a evidenziare le parole e insomma è un attimino più facile per me fare la spiegazione. Però tenete presente che in genere quando si lavora a livello sistemistico è conveniente e comodo lavorare qui dietro le quinte senza tutti i processi del desktop environment attivi. Ora, come torniamo al desktop environment? Sempre il tasto di escape, che è il control destro, control destro F7, ed ecco che torniamo al desktop environment. Mettiamo il nostro nome utente, che non ricordo in questa macchina virtuale che cosa avevo messo. Vediamo se metto il solito. Sì, per fortuna. Ok, tempo che si apre e lo ingrandiamo un pochino. Perfetto, abbiamo il nostro terminale. Io approfitto del terminale già aperto, sono in XFCE qui. Non fate caso al desktop environment, uno vale l'altro, usate quello che preferite. Aprite un terminale, se siete in KDE per esempio aprite console, e andiamo sempre a fare il super user. Ecco qua, siamo super user, rifacciamo cat di slash etc fstab. Ed ecco qua che abbiamo la stessa identica stampa che avevamo un attimo fa. La differenza è che qua posso usare il mouse e posso evidenziare le parole, mi viene più facile spiegare. Quindi abbiamo visto che abbiamo un suggerimento di usare block ID per ottenere l'UID, quindi l'identificativo univoco della risorsa da utilizzare, poi capiremo come. Poi abbiamo la spiegazione delle colonne che vanno inserite nel file fstab. Quindi la prima è file system, poi mount point, type, options, dump e pass, e sotto abbiamo abbiamo una riga di commento e poi la riga esecutiva, la riga di commento, la riga esecutiva, questo per i device che sono stati inseriti in fase di installazione. Siccome l'installer della macchina virtuale in fase di installazione viene visto come un CD-ROM virtuale, di fatto viene montato nell'fstab come se fosse un vero e proprio CD-ROM. Gli altri dischi, nel mio caso avevo due dischi, SDA1, o meglio, scusate, avevo un disco che è stato automaticamente partizionato per ospitare la partizione di root e la partizione di swap. In questo caso nell'fstab infatti vediamo un commento che ci ricorda cosa è stato fatto. Durante l'installazione
root, perché lo slash da solo è la radice, quindi la radice del file system, quindi la root è stata montata su slash dev slash sda1, che è il nodo. Allora, in slash dev, l'abbiamo già visto nei video su Linux precedenti, la cartella slash dev contiene i nodi, quindi dei file che rappresentano un collegamento con l'hardware sottostante, dei device, appunto, dev sta per device. SD sono in genere i dischi SATA, quindi SATA disk, e poi vediamo che questo SD è stato esteso anche ad altri tipi di device, ma vabbè, concettualmente immaginatevi che gli SD sono i dischi SD. Poi A è l'etichetta che viene data a ogni disco, quindi voi mettete un disco, sarà SDA, il secondo disco SDB, SDC e via così. E poi 1 è la partizione, SDA partizione 1, quindi disco A partizione 1. Quindi la root è stata montata sul disco A partizione 1. Mentre, leggiamo prima il commento successivo, lo swap durante l'installazione è stato messo su slash dev sda5, disco A partizione 5. Va bene, vediamo come si interpreta adesso la riga. Primo campo, file system. File system c'è UUID e c'è questa sigla lunghissima. Come vedete, questo UUID è un identificativo che il file fstab, o meglio chi interpreterà il file fstab, andrà a tradurre in poi il device corrispondente. Una volta nei vecchi Linux si metteva direttamente slash dev slash sda1 al posto di questa sigla. E si può fare ancora oggi, è compatibile e funziona, perché infatti nel CD-ROM è stata usata ancora questa nomenclatura, non c'è UUID del CD-ROM, è stato messo slash dev slash sr0. Perché nel tempo si è passati a utilizzare questa forma? Per un motivo semplice, perché se nel vostro immaginatevi, la vostra scheda madre potrebbe avere, non so, 4, 5, 6 porte SATA. Magari i vostri dischi non sono stati attaccati sulla porta 0 e 1, ma sono stati attaccati sulla porta, non so, 3 e 5. Va bene. All'avvio del sistema, all'installazione, sono gli unici riconosciuti e avranno una loro sigla. Può capitare, capitava in passato su alcune schede madri con alcuni sistemi operativi, che magari nel tempo andavi ad aggiungere un disco fisso, lo aggiungevi su una porta libera precedente a quelle già occupate, e quando riavviavi il sistema SDA non era più SDA, o meglio, dove avevi il sistema operativo magari aveva cambiato sigla, non era più SDA, diventava SDB, non trovava più la root, non si montava più il file system, insomma, praticamente impazziva tutto. Per evitare queste problematiche si è passati a questo escamotage. Ogni device ha un suo identificativo univoco, che voi lo attacchiate a SDA, alla porta SATA 0, 1, 2, 3, quello che volete della vostra scheda madre, il sistema operativo lo cercherà per ID, e quindi a prescindere da dove l'avete attaccato il mount funzionerà correttamente e quindi il vostro sistema partirà correttamente a prescindere dalla porta. Quindi se smontate il vostro PC, cambiate le porte e lo rimontate, a livello teorico almeno dovrebbe continuare a funzionare tutto. Poi non è sempre così, perché ovviamente, per esempio, questo esula un po', sto andando un po' off topic, ma per fare la panoramica completa, per esempio, se fate quello che ho appena detto e scambiate i cavi dei dischi sulla scheda madre, probabilmente il sistema non partirà, ma non partirà perché non il BIOS dirà di far partire il disco sbagliato. In quel disco non ci sarà il bootloader, che è grub per Linux, e quindi non partirà niente. Quindi la prima cosa da fare, se si scambiano i dischi, è andare nel BIOS e dire ok, il nuovo device di partenza è, e gli si indica qual è il device, dovrà essere quello con il bootloader installato, che è grub, però da lì in poi grub si appoggerà all'fstab e quindi saprà quali dischi andare a montare. Questo sempre, ripeto, in linea teorica, poi negli anni ho visto succedere di tutto di più. Quindi abbiamo spiegato perché c'è questo UUID, e come si ottiene questo UUID ce lo dice proprio il file fstab, è scritto qui, block id. Lanciando questo comando, proviamo a lanciarlo, vedete, io ho lanciato il comando block id come root da terminale, e quello che ottengo è, ho nel sistema un sda1 con UUID e c'è l'elenco, poi ho un sda5 con UUID e c'è l'elenco, perfetto, questo è quello che ho visibile nel sistema in questo momento. Ora, come vedete, per il momento non vediamo gli altri dischi, poi ci arriviamo.
siamo arrivati a file system. File system dobbiamo mettere, abbiamo detto, l'UID o il nodo di il nodo di riferimento. Mentre per quanto riguarda il secondo campo da inserire, che è mount point, bisogna dirgli nel file system di Linux della nostra installazione che cosa viene montato in corrispondenza di quel file system, di quel UID o device. In questo caso vediamo che per la root ovviamente la corrispondenza del mount point è la root, quindi è più difficile da spiegarlo perché si attorcigliano le parole che non altro. Il concetto è semplice: questa sintassi sta dicendo monta la root del file system su questo UID, o perlomeno vedetela anche al contrario, questo UID contiene la root del file system. In questo modo la root del file system verrà popolata col contenuto di questo file system. La stessa cosa la vediamo sulla swap, solo che la swap per mount point in realtà ha un none, perché la swap non ha una sua cartella di montaggio accessibile da sistema. È una cartella, un'area di disco che viene utilizzata come espansione della memoria RAM e di conseguenza non è accessibile direttamente. Quindi questa sintassi potete memorizzarla, ma di fatto viene usata solo per la swap. Perché il terzo campo, che è il type, infatti ci dice che cos'è quello che abbiamo appena montato come file system e mount point. In questo caso vediamo che per il disco del root, nel mio caso era un XT4, quindi il tipo di file system utilizzato dal disco è un XT4, quindi il disco è formattato come XT4, mentre per l'area di swap, come vedete, c'è un tag apposito che si chiama swap. Poi abbiamo le opzioni di montaggio. Qui entriamo nella parte più difficile dell'argomento. Le opzioni di montaggio, per quanto riguarda il file system di default, il root, automaticamente viene creata questa sintassi, cioè errors uguale remount-ro. Vuol dire semplicemente monta il file system, in caso di problemi di qualsiasi tipo lo smonti e rimonti in read-only. Questo per fare il possibile per renderlo accessibile anche in caso di problemi. Per quanto riguarda gli ultimi due passaggi, invece, non starei a entrarci troppo nel dettaglio. Tendenzialmente il dump può essere sempre lasciato a zero, mentre il pass ha un senso di, vediamo un po' come tradurlo facilmente, una sorta di priorità di montaggio. Diciamo che più è basso e più è prioritario il montaggio di questi elementi. Quindi verrà montata prima la swap, poi il file system. Se voi ne mettete uno a due, per esempio, verrà montato successivamente alla root. E infatti lo faremo. Va bene. Adesso il passo dopo è: come facciamo a utilizzare l'FS tab per montare i nostri dischi? Magari prima facciamo qualche esperimentino da riga di comando. Allora, passiamo un attimo alle operazioni da terminale e andiamo a scoprire un attimino il famoso comando mount. Il comando mount, allora, intanto vi ricorderete quando siete in terminale e non vi ricordate come funziona un determinato comando e volete andare a fare un ripassino veloce, la cosa più semplice è fare man e il nome del comando, quindi in questo caso man mount. Ed ecco qua, vi si apre direttamente in terminale il manuale con tutto quello che vi serve. Quindi vedete come si dice la sintassi di lancio, come funziona, potete andare a leggere tutte le varie opzioni. In alcuni casi, alcuni man vi danno anche esempi applicativi pratici, quindi magari verso il fondo della documentazione di solito ci sono gli esempi. Come vedete c'è un milione di miliardi di opzioni. Ecco qua, environment, c'è talmente tanta roba che è anche difficile andare a trovarli qua dentro. Comunque vi consiglio di leggerlo con calma, leggetelo con calma perché può essere molto illuminante su quello che è in grado di fare o non fare. Poi tendenzialmente non c'è bisogno di studiare e imparare tutti questi comandi, l'importante è capire il senso del comando mount, come funziona e quando è applicabile. Poi non vi ricordate qualcosa, usate il manuale, andate qui e andate a controllare le opzioni che vi servono di volta in volta, niente di più semplice.
Allora, cominciamo dal fatto che dobbiamo capire che fine hanno fatto i due dischi che abbiamo aggiunto. Vi ricordate, abbiamo aggiunto alla nostra macchina virtuale due dischi, un disco home e un disco dati.vdi, però non so se avete notato che quando abbiamo fatto blocchi D non sono usciti nell'elenco. Cerchiamo di capire che fine hanno fatto. La prima cosa da fare è ls-l, non era magari necessario, di /dev /sd*, che vuol dire elencami in lista tutti i device SD che ci sono nella cartella dev. Ecco qua, come vedete, facendo l'elenco dei nodi presenti nella cartella dev, in realtà c'è un SDB e un SDC che non erano stati listati dal nostro blocchi D. Il nostro SDB e il nostro SDC sono per l'appunto i dischi che siamo andati ad aggiungere. Come facciamo a utilizzarli e perché non li sta vedendo? La questione è semplice: abbiamo creato dei dischi, non li abbiamo mai utilizzati per il momento. I dischi non saranno formattati. Ovviamente questo caso potrebbe essere diverso quando andate ad agire su un disco fisico reale, perché magari vi viene dato già formattato. Qui sta a voi capire cosa volete fare e come vi serve farlo. Io per prova farò così. Utilizzerò un'applicazione di formattazione di gestione dei dischi che si chiama Gparted. Se non ce l'avete potete installarlo. Gparted serve la password di superuser. Ok, e con Gparted vado a formattare i miei due nuovi dischi aggiunti al sistema, quindi SDB, diciamo che facciamo un, ci sta pensando, scusate, ok, nuova partizione, avviserà, non è stata trovata una tabella delle partizioni su SDB, vuoi crearla? Sì, allora dispositivo crea tabella delle partizioni, MS-DOS va benissimo, è la scelta classica per tutti, applica, adesso abbiamo una partizione non allocata, quindi selezioniamo la partizione, gli diciamo da qui nuova o partizione nuova, è la stessa cosa, gli diciamo di occupare tutto il disco, quindi ovviamente se volete fare più partizioni in un disco potete andare a ridurre lo spazio occupato e crearne altre. Io utilizzerò tutto il disco, partizione primaria, file system ET4, XT4 e come etichetta la chiamerò home. Aggiungi e fallo. Applica. Tutte le operazioni sono state concluse con successo. Chiudi. Adesso vedete che il mio SDB di 40 giga, la dimensione massima che avevamo impostata per il disco virtuale, contiene fondamentalmente, è su /dev/sdb1, quindi è diventata la partizione 1 del disco B, e file system XT4, etichetta home. Stessa cosa per SDC, però per farvi vedere qualcosa di diverso facciamo dispositivo, tabelle partizioni, sempre MS-DOS. Nuova partizione. Cambiamo, invece che XT4 la facciamo NTFS. Perché mettiamo che volete avere un disco, montare un disco esterno USB che è in condivisione o utilizzate su altri PC come ad esempio PC Windows, allora utilizzeremo un NTFS e lo chiameremo dati. Aggiungi. Applica e chiudi. Adesso abbiamo disco C, partizione 1, NTFS, etichetta dati. Possiamo chiudere Gparted. Come vedete, se rifaccio ls-l di /dev/sd, qualcosa sarà cambiato. Prima avevamo solo SDB e SDC. Adesso abbiamo SDB1 e SDC1 in più che prima non c'erano. Perché oltre al nodo del device, adesso abbiamo anche il nodo delle singole partizioni, così come era per SDA. Rilanciamo blocchi D. E come potete vedere, adesso per magia sono comparsi SDB1 e SDC1 tra i blocchi D e quindi abbiamo gli UUID dei nostri dischi. E possiamo andare a utilizzarli nel nostro FS tab. Quindi, come facciamo? Vediamo un po' di
andare a ridurre la dimensione di questa finestra qua. Andiamo a aprire un altro terminale. Opla. Così. E andiamo super user. E andiamo a fare nano, che è un editor testuale da riga di comando, quindi da usare in console, per andare a modificare slash etc slash fstab. Nano è anche un pochino più evoluto, diciamo, rispetto al normale output in console, fa un minimo di colorazione, giusto per evidenziarci quali sono i commenti rispetto a quali sono le righe. Aggiungiamo, non so, una riga vuota, un commentino qua in basso e mettiamo home, giusto per sapere che stiamo andando a montare la home. Allora, cosa stiamo per fare? Stiamo per dire al sistema di montare la home del file system da dov'è adesso, dentro in un nuovo device. Quindi spostiamo tutta la home dell'utente e di tutti gli utenti di Linux dentro in un altro hard disk. Perché uno dovrebbe voler fare questa cosa? È una scelta, ovviamente, però immaginate di voler a un certo punto aggiornare o cambiare il computer, o di dover reinstallare il vostro Linux, o situazioni del genere, oppure volete anche solo avere un backup di sicurezza. In questo caso voi potete brutalmente fare che tutta la home, che è dove risiedono tutti i vostri dati utente, quindi i documenti, le immagini, le foto, tutto quello che avete nella vostra home, può essere montato in un disco separato. Questo disco separato poi è un attimo toglierlo e metterlo in un altro computer, piuttosto che al contrario si rompe il disco del file system principale, lo sostituite, reinstallate il file system e non avete perso neanche un dato, perché la home è su un disco separato. Quindi ci sono vari scenari di utilità e di utilizzo di questa configurazione, però tendenzialmente spostare la home su un disco separato vi dà la possibilità di avere i vostri dati separati dal resto del sistema operativo, col vantaggio di poterli spostare o backuppare o insomma farci quello che volete. Ovviamente tenete presente che il discorso di dire sposto il disco da un PC a un altro funziona bene se poi sull'altro PC avete lo stesso identico sistema operativo. Ovviamente se lo spostate e avete cambiato la distribuzione di Linux, aspettatevi qualche magagna, o anche nella stessa distribuzione se state utilizzando versioni differenti della stessa distro. Faccio un esempio: io sono in Debian, ho la mia home separata su un disco che è di una Buster, quindi una stable. Vado a spostare il disco della home su un altro PC dove ho la testing, quindi qualche problema può venire fuori. Perché? Perché nella home sono salvati anche tutti i file di configurazione delle applicazioni che utilizzate, sono in file e cartelle nascosti, però ci sono. Quando quindi il sistema si va a trovare questi file di configurazione non compatibili con le versioni che sta utilizzando, potrebbe nascere qualche magagna. Quindi tenete presente che spostare la home brutalmente da un computer a un altro ha senso se avete lo stesso sistema operativo installato sui vari PC, altrimenti potrebbe essere necessario pulire i file di sistema nascosti di configurazione. In quel caso il sistema nuovo parte come se fosse una home nuova, però il vantaggio è che tutti i vostri invece file personali, documenti, foto, immagini, musica, quello rimane tutto. Vabbè, penso di essermi già allungato abbastanza con la spiegazione. Vediamo come spostare la nostra home da dove è adesso a un hard disk dedicato. Per farlo, prima di tutto dovremmo fare un piccolo passaggino in più. Quindi teniamo aperto questo terminale, torniamo nel precedente, andiamo un attimo a fare mount, comando mount, di che cosa? Di slash dev slash sdb, in questo momento db1, lo andiamo a montare in mnt temporaneamente. Ok, come facciamo a sapere che cos'è montato e come è montato? Basta usare il comando mount senza nessuna opzione, e questo ci darà un elenco, come vedete, piuttosto lungo e corposo,
questo che è uscito, io qui ho lanciato il comando mount e questo è quello che è venuto fuori. Come vedete esce un sacco di roba, può essere filtrata perché vi fa vedere anche tutti dei montaggi di diciamo nodi, blocchi software, cartelle di sistema che sono puramente software, non sono corrispettivi di device fisici. E quindi per pulire un attimino questa visualizzazione, una cosa che possiamo fare è andare a fare per esempio mount pipe grep, che serve a filtrare, il pipe concatena dei comandi, il grep serve a filtrare, quindi mount e fa uscire questo elenco, pipe, cioè l'uscita del mount lo buttiamo in grep, che è un programmino, uno script, un tool che serve a filtrare delle informazioni per parole chiave, quindi pipe grep, non so, SD. E come vedete, adesso purtroppo è tutto bianco, un po' difficile, qui è dove ho lanciato il comando, adesso sono uscite solo 4 righe, sono tutte queste righe contengono la parola chiave SD. Infatti qui abbiamo SD A1, qui vabbè c'è dentro un SD da qualche parte, ma questa riga oggettivamente non ci serve. E poi abbiamo SSD, questo perché io avevo montato su questa macchina virtuale un SSD esterno, tempo fa mi è rimasto dentro la cartella di montaggio. E poi abbiamo un SDB1, che è quello che ci serve, quindi SDA1 e SDB1 sono i due che dobbiamo controllare. SDB1 vediamo che è montato on su MNT come file system XT4, quindi ha funzionato perfettamente. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo copiare la nostra home da dove è adesso a dove è montata temporaneamente. Perché? Perché se noi semplicemente andassimo a inserire la home in una partizione diversa o in un disco diverso qui in FSTab e riavviamo il sistema, parte e non trova nulla nella cartella home, sono tutte vuote, non esiste nulla. Per far sì che trovi almeno la cartella di base e i file di configurazione delle applicazioni, queste cose qua, dovete prima copiarla. Quindi per questo motivo l'abbiamo montata temporaneamente in MNT e adesso facciamo cpd/home. E la montiamo direttamente nella root, quindi in MNT. Così. cphome. Anzi, facciamo così, cphome/** in MNT. Ops, mi dimentico sempre. Dato che dobbiamo copiare delle directory, il comando copia, cp che è copia, ha bisogno di l'opzione -r che sta per ricorsivo, quindi di copiare ricorsivamente anche tutto quello contenuto nelle cartelle e sottocartelle. Diamogli il tempo. Ok, ha finito e vediamo che ls-l/mnt ci fa vedere che adesso all'interno abbiamo la cartella home mia, del mio utente. Ovviamente se aveste più utenti a questo punto avrebbe copiato tutte le cartelle home di tutti gli utenti. Perfetto. Fatto questo possiamo fare umount. Umount è il comando per smontare le cartelle. Umount /mnt. E adesso se rifaccio freccia in su mount pipe grep SD, vedete che non c'è più SDA2 nell'elenco perché è stato smontato dalla cartella MNT. Però sappiamo che adesso nel mio SDA2 ho la copia della cartella home. Perfetto. Cosa facciamo? Torniamo al nostro FSTab. Qui ho perso di vista il block ID, quindi fatemi rilanciare un attimo block ID così abbiamo l'UID da copiare. Eccolo qua, block ID. Dobbiamo andare a inserire che cosa? UUID uguale. Dobbiamo copiare l'UUID di SDB che è la nostra home, quindi questo. Copia. Incolla. Eccolo qua. Spazio. Andiamo a mettere /home per dirgli che cosa stiamo montando. Poi il file system e XT4 in questo caso e le opzioni per la maggior parte dei montaggi, poi non vale sempre, però per la maggior parte dei montaggi è molto comodo il fatto che Linux mette a disposizione un gruppo di opzioni
già accorpate, raggruppate in un'unica parola chiave, in modo che facilmente siano applicabili, e l'hanno chiamato appunto defaults. Con la parola chiave defaults vengono applicate tutta una serie di opzioni. Vi consiglio di fare poi man di mount o di man anche di fstab e di andare a vedere a che cosa corrisponde defaults e vedrete che ci sono dentro tutta una serie di opzioni. Andiamo ancora un po' di spazio, 0 il dump e mettiamo 2. Diciamo che viene montata la cartella home subito dopo che vengono montate le viene montato il file system. Va bene, fatto questo possiamo fare CTRL O, invio e salviamo e CTRL X per uscire. A questo punto in teoria la nostra home verrà montata direttamente sul nuovo disco. Facciamo una prova, andiamo a riavviare il sistema e vediamo se funziona o se abbiamo fatto un casino. Ok, come potete vedere, siamo tornati fino alla schermata di login, però in questo momento non mi sta facendo entrare, non mi sta facendo fare il login nel sistema. Vuol dire che qualcosa è andato storto. In questo caso nulla di preoccupante, perché quello che abbiamo fatto è assolutamente reversibile. Quindi se anche avessimo fatto un errore, non è niente di grave. Basta fare CTRL destro F1 per andare in terminale di comando. Ci loghiamo come root. A questo punto possiamo andare a vedere intanto col dmessage se ci sono messaggi particolari, ma qui non vedo niente, nelle ultime righe non vedo niente di strano, anzi addirittura vedo che mi dice che ha montato correttamente SSD, che è il famoso disco che avevo già usato io in passato per altre cose. Non vedo messaggi di errore, allora andiamo a vedere. Mount. Scusate, mount, facciamo mount pipe grep sd. Vediamo dove, eccolo lì. Allora, vediamo che non è montata in questo momento l'SDB2. Scusate, l'SDB1 è montata, no, in realtà è montata. Slash dev slash SDB1 on home è montata correttamente. Quindi se io faccio ls-l di slash home, vedo correttamente la mia home personale. Quindi qual è il problema? Il problema probabilmente potrebbe essere legato a qualche tipo di permesso. Allora, siccome mi sembra tutto corretto, facciamo una prova stupida. Fate CTRL D, serve a fare l'uscita dal login come root e vi rimanda alla schermata di login. In alternativa potete digitare brutalmente exit. A questo punto provo a fare il login da utente come il login come utente da riga di comando, quindi. Ah, ok. Come vedete, da terminale di comando il login me lo fa fare senza problemi. Quindi fin qua funziona correttamente. Quindi il problema è legato probabilmente al fatto che la copia che abbiamo fatto avrà trascurato qualcosa o qualcosa è andato storto nella copia, magari non trova per esempio i file, non avrò copiato magari i file nascosti. Adesso andiamo a indagare. Comunque, l'utente è sano e salvo e funziona. E tra l'altro sembra essere nella sua home. Se io faccio ls, infatti vedo tutte le sottocartelle presenti nella home. E se faccio ls-l di slash home slash la mia cartella, vedo che ci sono dentro queste cartelle. Quindi diciamo che dal punto di vista del montaggio è venuto tutto correttamente. Quindi abbiamo spostato correttamente la home nella nuova cartella. Quindi riepilogando mount pipe grep sdb, vediamo che sdb1 è montato correttamente su slash home del tipo ext4. Quindi sembra che sia andato tutto giusto. Poi perché adesso non sta facendo il login grafico, adesso lo scopriamo. Dunque, i log di sistema normalmente risiedono nella cartella var log. Quindi andiamo a vedere cat, anzi, facciamo ls,
ls di slash var slash log. Vediamo che ci sono vari log a disposizione da controllare per indagare l'errore. Ragioniamo un attimo sul fatto che da shell riusciamo a entrare con il login dell'utente, quindi sembra che a livello di sistema sia tutto corretto. Sembra più un problema legato all'innesco dell'ambiente grafico, del desktop, quindi il login grafico. Il login grafico è gestito da un tool, da un software, in questo caso sulla versione che ho installato io, è LightDM, si chiama. Vediamo un attimino se qui abbiamo qualcosa che fa al caso nostro. Non vedo nessun log specifico per il login manager, anche se c'è una cartella LightDM. Possiamo provare a vedere cosa c'è dentro nella cartella LightDM, che ripeto è il login manager. Ah, è permesso negato perché giustamente sono ancora utente, quindi torniamo super user. Ok, adesso ls-l di slash var slash log slash lightdm. Vediamo che ci sono diversi log da guardare, controlliamo giusto il scusate le notifiche, mi dimentico sempre di abbassare il volume, lightdm.log, e non ls-l ma cat per vedere il contenuto del file da riga di comando. Non ci sono errori visibili o perlomeno non ci sono indizi su quale sia il problema. Allora proviamo a indagare un altro file in var log. Andiamo a vedere cosa ci dice il log dell'utente, quindi lo user.log. Ok, qui ci sono in effetti un po' di errori che potrebbero rappresentare il nostro problema. Guardiamo soprattutto le ultime righe, vediamo che c'è un punto, purtroppo se vado sopra col mouse sparisce il puntatore, però guardate all'altezza di questa riga dove ho il mouse, dice chiaro e tondo che c'è un errore nel leggere un file chiamato xAuthority, quindi fail to open file, e dice questo file xAuthority che è uno dei file nascosti nella home. Andiamo a vedere ls-l slash home slash il nome della vostra home punto x maiuscolo authority. Come vedete questo file ha proprietà, o meglio non proprietà, come si dice, appartenenza root, cioè è di proprietà del super user e appartiene al gruppo root. Vediamo un attimo i file della cartella home in generale, ls-l slash home slash nome della cartella di home. Ed ecco qua, vedete che tutte le cartelle interne sono root, vuol dire che abbiamo fatto un errore utilizzando il cp, comando cp di copia, per copiare il contenuto della cartella home quando l'abbiamo copiata dalla home esistente al nuovo disco dove l'abbiamo poi montata. Abbiamo commesso un errore perché i file, essendo copiati, il comando cp l'abbiamo lanciato da super user, questo vuol dire che tutti i file sono stati copiati e trasformati di proprietà del super user. Invece devono appartenere all'utente. Per fortuna è piuttosto semplice sistemare questa situazione, non è niente di grave, basta rientrare nel file nano slash etc fstab, torniamo qui, commentiamo la riga in cui abbiamo montato la nostra home, ctrl o invio per salvare, ctrl x per uscire, e facciamo un bel reboot. A questo punto dovrebbe riavviarsi il sistema direttamente come era la home prima che spostassimo il punto di mount sul secondo disco. Quindi torniamo di fatto indietro di un passo. Proviamo a fare il login. Vediamo. Ok, vediamo che funziona tutto correttamente. Siamo riusciti a rientrare e ci ritroviamo le stesse finestre nella posizione in cui le avevamo abbandonate. Allora, vediamo di sistemare questo pasticcio. Intanto diventiamo un attimo super user di qua. Facciamo un rm-r, quindi un remove ricorsivo della cartella
No, prima devo montarla giustamente perché adesso che abbiamo commentato nell'FSTab la cartella home, stiamo montando la home vecchia originale, quella dell'installazione, ma SDB, dove vogliamo montarla home, in questo momento è smontato. Quindi dobbiamo fare mount di slash dev slash SDB1 in slash MNT. Fatto questo, possiamo andare a fare un rm-r, quindi un remove ricorsivo in slash mnt, dove c'è le cartelle home che abbiamo copiato, quindi mnt slash asterisco, così andiamo a cancellare tutto il contenuto della cartella mnt. Mi raccomando, scrivete bene la sintassi perché siamo super user, il comando remove cancella qualsiasi cosa senza chiedere conferma, quindi assicuratevi di stare cancellando solo quello che desiderate. Invio e abbiamo svuotato MNT in cui abbiamo montato temporaneamente l'hard disk B partizione 1. A questo punto possiamo allora il problema nasce dal comando che abbiamo lanciato cp, con cui abbiamo fatto un cp-r in cui abbiamo copiato slash home in MNT, se vi ricordate. Il problema è che lanciando il comando così come l'abbiamo fatto da super user, i file copiati sono di proprietà dell'utente che ha lanciato questo comando. Per in genere quando si lavora su cartelle del file system e si vogliono copiare file avanti e indietro in giro, per evitare di fare pasticce e cambiare le proprietà, le caratteristiche dei file, consiglio di utilizzare un tool, un software molto utile che si chiama rsync, quindi apt install rsync. Ok, io ce l'ho già installato, nel caso voi installatelo. Rsync è un tool utilissimo che serve appunto a fare le copie di file o cartelle locali o anche remoti e con moltissime opzioni. Infatti se andate a fare mandi rsync vedrete un manuale molto molto esteso, ricco di tantissime opzioni. C'è da perdersi insomma nelle possibilità di questo piccolo tool estremamente utile. A tempo perso vi consiglio di dargli un'occhiata perché può essere veramente uno strumento molto efficace da usare per esempio per fare i backup anche incrementali. Allora, noi in questo caso faremo una cosa molto semplice. Chiedo scusa, se guardate l'inizio del man di rsync vedete che il modo di utilizzarlo molto semplice è rsync, eventuali opzioni, sorgenti, destinazioni. Quindi noi scriveremo rsync slash home slash spazio slash mnt slash. Ok, così copieremo tutto il contenuto della cartella home, volendo possiamo anche mettere questo ma non è necessario, e copieremo il contenuto della cartella home nella cartella mnt. Facendo così però ancora non siamo a posto, prima di lanciare questo comando aggiungiamo un paio di opzioni, aggiungiamo meno -av, meno -a vuol dire archive e è un'opzione di rsync che consente di mantenere inalterate tutte le proprietà, le proprietà dei file che vengono copiati, quindi rimarranno inalterati appunto i proprietari e i permessi, mentre meno -v è verbose semplicemente per avere un output più esteso di quello che fa il comando. Quindi lo lanciamo, vediamo una cascata che sono tutti i file che sta copiando e vediamo in fondo che non ci sono errori e ha copiato tutto. Facciamo un ls-l di slash mnt e vediamo che c'è la mia home, tra l'altro con nome utente e gruppo, non root come prima, ma vedete, con il proprietario corretto. Facciamo anche un ls-l di mnt slash, entriamo nella mia directory home, e vediamo che anche tutte le directory dentro stavolta hanno il proprietario e il gruppo corretti, quindi questa volta dovrebbe essere tutto ok. A questo punto possiamo tornare a fare nano slash etc fstab, e risblocchiamo, scommentiamo la nostra riga che fa il montaggio della home corretta. Ctrl O, invio, Ctrl X, e a questo punto possiamo fare un reboot un po' più sereno. Dove è finito il pannello? È sparito il pannello delle applicazioni. Esci, riavvia. Attendiamo un attimo che si riavvia il sistema e vediamo se è tutto corretto.
Perfetto. Facciamo login. Ci sta pensando un attimino. Eccolo qua. Quindi, come vedete, ha fatto tutto correttamente. La home è stata copiata e mi trovo nella stessa identica situazione che ho appena lasciato. Quindi, qual è la cosa bella? Il vantaggio è che la home è stata praticamente copiata interamente, compresi i file nascosti. Infatti io mi trovo le stesse finestre aperte nella stessa posizione della vecchia home, tra virgolette, quindi non noto nessuna differenza nella transizione. Andiamo a controllare che sia tutto corretto. Diventiamo super user. Facciamo un mount pipe grep SD e vediamo che SDB1 è montato su home, quindi sembra tutto corretto. Controlliamo se la home è fruibile, accessibile. Tra l'altro non so perché mi si è ridimensionata male la finestra, mi sparivano questi menu. Andiamo a dimensionarla un po' meglio. Allora, andiamo a vedere la cartella home, quindi apriamo un file manager qualsiasi, andiamo nella cartella home e vediamo se possiamo creare qualcosa. Sì, possiamo creare una cartella, chiamiamola cartella A, tutto attaccato. Bene. Non ci sono problemi e creiamo un'altra cartella, la chiamiamo cartella B, adesso capiremo perché. Va bene, sembra tutto in ordine, sembra che funzioni, abbiamo i permessi di scrittura nella nostra home, la nostra home è stata copiata da quella vecchia ed è montata su un disco separato, quindi abbiamo completato la prima parte del lavoro. Adesso rimane da completare la seconda parte, vediamo di fare un altro passaggio, un'altra cosa un po' più particolare. Quello che vorrei fare è utilizzare l'altro hard disk che abbiamo aggiunto alla nostra macchina virtuale. Vediamo di andare a prenderlo un attimo, quindi qui noi avevamo aggiunto l'hard disk home e l'abbiamo utilizzato per spostarci la home e poi abbiamo creato un hard disk dati. Ora andremo a utilizzare questo hard disk dati. Nell'hard disk dati io vorrei mettere dei file, delle cartelle, dei dati appunto, e renderli fruibili nella cartella home come se fossero cartelle file della cartella home. Vorrei renderle praticamente parte integrante della home, ma in realtà questi file risiederanno in un file separato. Questa cosa può essere molto utile in vari momenti, per vari motivi. Ad esempio può essere utile se volete utilizzare un hard disk esterno rimovibile o vi trovate nella necessità o periodicamente magari vi capita di dover spostare la vostra home in toto da un PC ad un altro, ovviamente posto che abbiate lo stesso sistema operativo, altrimenti qualche pasticcio potrebbe venire fuori. Però diciamo che isolare questi dati da un'altra parte è piuttosto comodo perché vi permette, ad esempio anche se sullo stesso PC avete un sistema operativo condiviso, vi permette di gestirlo in totale autonomia come hard disk indipendente senza andare a intaccare né la vostra home né il resto del sistema operativo. Vediamo come montare quindi una cartella di un disco su un'altra cartella di sistema. Come facciamo? Iniziamo con dei comandi manuali. Intanto facciamo mount, non so dove sto scrivendo, qui, mount d slash dev slash sdc1 in slash mnt, così stiamo montando il nostro hard disk c partizione 1 nella cartella mnt. Facciamo un ls-l di slash mnt e vediamo che è vuoto. Andiamo a creare delle cartelle, andiamo a creare per esempio mkdir -p, questo comando serve a creare directory da riga di comando, col -p vuol dire anche parents, vuol dire che se io sto creando sotto cartelle e non c'è la cartella padre mi crea anche quella, quindi mkdir -p e d slash mnt, qui dentro creiamo cartella A, omonimo di quella che abbiamo messo nella home, poi capirete perché, slash, quindi dentro nella cartella A andiamo a creare un'altra cartella che la chiamiamo C, cartella C, invio. Poi ripetiamo il comando e nella cartella B invece creiamo la cartella B e dentro creiamo la cartella D. Perfetto.
A questo punto ls-l/mnt e vediamo che abbiamo creato due cartelle A e B, e dentro in cartella A c'è la cartella C e dentro nella cartella B c'è la cartella D. Fin qui piuttosto semplice. Ora cosa vogliamo fare? Vogliamo montare la cartella A che c'è in MNT, quindi nell'hard disk C, la vogliamo montare in cartella A della mia home. Come si fa? Si usa una tecnica che è chiamata bind. Andiamo nel nostro fstab, quindi tcfstab. Perfetto. Dunque, adesso un po' di riflesso sul monitor, non vedo un tubo. Allora, mettiamo un commentino e mettiamo cartelle dati. Qui andremo a scrivere slash mnt slash cartella A, quindi diciamo che vogliamo montare che cosa? La cartella A. Dove la vogliamo montare? La vogliamo montare in home, nome della vostra home, slash cartella A, e mi raccomando, nella vostra home questa cartella in cui stiamo andando a montare qualcosa deve essere già esistente, dovete scriverla con lo stesso nome. Spazio, diamo uno spazio, e si usa come tipo di file system, si mette semplicemente auto, questo fa sì che auto rilevi quello che serve, e invece come opzioni dobbiamo scrivere bind, che è il tipo di collegamento di montaggio che si utilizza per fare appunto il montaggio di una cartella su un'altra cartella. Poi possiamo mettere 0 e possiamo mettere 2. Magari copiamo questa riga e la incolliamo e cambiamo cartella A con cartella B. Ctrl O, invio per salvare, Ctrl X per uscire da nano. A questo punto, come facciamo a testare questo mount, questo montaggio di cartella su cartella? Basta fare mount e il nome del punto di montaggio, quindi slash mnt slash cartella A. Così, semplicemente, senza dare dove montarle tutto. Praticamente il mount, lanciato su un determinato file di sistema, va a indagare nell'fstab se trova quel nodo da montare. Se lo trova, lo va a montare. E noi l'abbiamo appena definito e quindi via, nessun errore. Andiamo a fare un mount pipe grep di... ma anche un mount e basta, giusto per vedere. Mount e basta, vediamo qua in fondo che abbiamo due SDC1. Abbiamo un SDC1 montato in MNT, che è quello che ho montato a mano. E come vedete, come tipo di file system è Fuse Bulk, che è Fuse BLK, che fondamentalmente è l'NTFS. E poi però vediamo che ci riporta ancora un SDC1, che è il device di partenza, montato su cartella A. E questo qui è esattamente la sottocartella che noi abbiamo montato. Andiamo a vedere. Se io adesso entro in cartella A, trovo cartella C. La cosa bella qual è? È che guardate la barra degli indirizzi. Io sto navigando esattamente come se fossi nella mia home. Quindi sono nella mia home in cartella A, eppure vedo cartella C. Lo vedo come se fosse dentro nella mia home. In realtà cartella C fisicamente è su un altro hard disk, è sull'hard disk C. Ovviamente adesso se vado a vedere in cartella B non trovo nulla invece, perché non abbiamo eseguito il mount di questo device. Però non so se avete capito quindi cosa sta succedendo. Abbiamo un hard disk C che è montato in questo momento in MNT, dentro c'è una cartella, abbiamo montato quella cartella su una cartella della home. In questo modo noi nella home vediamo le cartelle e i file dell'hard disk C come se fossero appartenenti direttamente alla nostra home. E questo può essere piuttosto comodo. Va bene, vediamo però adesso, ci manca un passaggio. Come lo rendiamo definitivo? Nel senso che, per come è fatto adesso il nostro fstab, se riavviamo perdiamo tutto. Perché? Perché il punto di montaggio di cartella A e cartella B sono su MNT, ma MNT è stato montato da me a mano a riga di comando. Al prossimo reboot MNT sarà vuoto, non ci sarà montato l'hard disk C. Quindi dobbiamo definire il punto di montaggio dell'hard disk C. Quindi
mettiamo così, un bel commento, mettiamo HD dati, dati, dobbiamo mettere l'UID uguale. A che cosa è uguale? Non ce lo siamo salvato, quindi CTRL O, invio per salvare, CTRL X, lanciamo da terminale blkid, scopriamo che sdc1 ha questo UID, lo copiamo, torniamo in nano slash etc slash fs tab, UID uguale, andiamo a mettere al posto giusto, qui, ok. E una volta che abbiamo inserito l'UID dobbiamo mettere il punto di montaggio. Allora, di solito per policy di default in Debian i dischi vengono montati nella cartella media, quindi media slash, io lo chiamerei brutalmente dati, poi voi dategli un nome che si capisca che cos'è. E come tipo di file system è un NTFS, perché se vi ricordate abbiamo formattato il disco in NTFS. Le opzioni sono un po' particolari, invece che usare il defaults come abbiamo fatto per la home, dato che si tratta di un file system non nativo Linux, l'NTFS è nativo Microsoft, bisogna usare delle opzioni esplicite, RV, che sta per read and write, quindi permesso di lettura e scrittura, user, quindi spazio utente dove l'utente può accedere, auto, che venga montato in automatico, e exec, ossia con la possibilità da parte di chi entra di eseguire, cioè di lanciare degli eseguibili, e poi UID uguale, sarebbe user ID, 1000 in questo caso, poi ne parliamo un attimo, e GID uguale 1000. Cosa sto facendo con queste opzioni? User ID e group ID. Ogni utente del sistema Linux ne ha uno, un numero. Il primo utente che viene creato in Debian di default prende l'utente 1000, il numero 1000. Tutti gli altri a seguire, 1001, 1002, 1003, 1004. Io sono l'unico utente del mio sistema in questo momento, quindi ho l'UID 1000. Mettendo queste opzioni, noi stiamo dicendo che il file system che viene montato localmente in metadati a partire da quel device, di fatto è, passatemi il termine, di proprietà dell'utente con quel numero di ID e con quel gruppo, e appartiene a quel gruppo. In questo modo l'utente avrà tutti i permessi di accedere e smanacciare sul disco che stiamo montando. Mettiamo 0,1 in modo che come priorità questo disco venga montato insieme al file system prima della home, anche perché poi dopo, a priorità 2 appunto, andremo a montare dentro nella home delle cartelle che arrivano da lì, quindi il nostro metadati dovrà essere già presente, disponibile. E appunto l'ultimo passaggio è sostituire MNT, che non esisterà al prossimo reboot, con slash media slash dati. Allo stesso modo quello sotto, media slash dati. Quindi con slash media slash dati slash cartella A noi stiamo indicando chiaramente di andare a prendere la cartella A da media dati, e sappiamo che media dati è il punto di montaggio del nostro hard disk C. Così dovrebbe essere tutto a posto. CTRL O, invio, CTRL X, facciamo un bel riavvio e vediamo se funziona tutto. Ok. Vediamo un po'. Fin qui nessun problema. Controlliamo se in A c'è la sottocartella e c'è C, quindi sembra tutto ok. Vediamo se posso entrare in C. Sì, vediamo se posso creare un file. Sì, quindi è corretto. Posso entrare, navigare e creare file dentro nella sottocartella C che sappiamo essere in realtà presente nell'hard disk dati, che adesso mi compare anche come dispositivo separato. Infatti, se io vado a vedere l'hard disk dati, potete vedere ho cartella A e cartella B dentro. E vado in cartella A, in cartella C e trovo il mio test txt che ho creato dalla home. Quindi lo troverò sia in media dati sia in home cartella A, cartella C. Abbiamo praticamente fatto condividere una cartella tra due punti di montaggio.
Benissimo, e con questo direi che abbiamo coperto un po' tutte le casistiche. Facciamo giusto un ultimo check, ma dovrebbe essere tutto a posto. Diventiamo super user, facciamo mount pipe grep SD e vediamo appunto che abbiamo SDC montato su media dati tipo fuse BLK. Poi abbiamo SDC1, ovviamente questo qui è il nodo da cui arrivano le cartelle che stiamo montando col bind. Non viene evidenziata la cartella che stiamo montando, ma solo il nodo di partenza. Quindi ci sta dicendo dall'hard disk C partizione 1 sto montando cartella A in home joaolo cartella A. E allo stesso modo dal nodo SDC1 sto montando anche cartella B, sempre del tipo fuse BLK, non riuscirò mai a pronunciarlo giusto al primo colpo. E quindi è tutto corretto. Abbiamo il nostro terzo hard disk, quello dati, in cui abbiamo creato delle cartelle che abbiamo montato nella nostra home e le possiamo vedere, possiamo interagire come se fossero cartelle native della nostra home. E questo è molto pratico quando si vuole organizzare il proprio lavoro diviso in più hard disk, magari anche hard disk esterni, si può gestire tanti aspetti operativi in questo modo. E direi che con questo ho anche finito la panoramica, quello che volevo farvi vedere sul comando mount l'ho visto. Ovviamente non è esaustivo, ci sono sicuramente moltissime altre cose che si possono imparare sul comando mount e sul file fstab. Per esempio c'è un enorme argomento che è un po' più complesso e non mi metto a trattarlo adesso, che riguarda per esempio il montaggio di cartelle di rete. Io ripeto, questo penso che possa essere un buono spunto per farvi vedere delle possibilità di personalizzazione, di customizzazione di Linux, molto flessibili, molto interessanti per potervi, creare il vostro ambiente di lavoro proprio su misura come volete voi. Spero che questo video sia stato di vostro interesse e grazie per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video.